Allora, eravamo con Nicolò da Teramo, vai. Tanto pronto? si preparino i top level, vai, dimmi, pronto? No, non che Zarazzi non sia, però. Vai, Nicolò, ti dimmi. Sentite? Dimmi. Allora, io volevo parlare del bagno del terzo gender che... Allora ragazzi, intanto voglio salutare le persone che sono venute qua questa sera a salutarci. Grazie a tutti, applausi. Ma chi è? Allora, pubblico qui della Zanzara. Gente che non ha niente da fare. Ma non è gente alle, che... alle 8:15 della sera, la gente normale o sta a casa. Vieni qua che fai l'elettricista, vieni qua. Allora, questo fa l'elettricista, questo ha lavorato ed è venuto qua ad ascoltarti, diglielo a Parenzo, diglielo. Poverello, guarda che qua lavoriamo. Questo lavora, fa l'elettricista questo qua, non è che fa il professore universitario come te. Tu non li frequenti. Tu gli elettricisti non li frequenti. La cosa drammatica è tu gli elettricisti non li... No, non li vuoi bene, tu non li frequenti. Vengono spesso a casa mia. No, ma vengono professori un universitari, problema, giornalisti, non vengono gli elettricisti. Tu, questo qua ti farebbe schifo, tutto tatuato, anche a me in realtà i tatuaggi non mezzo. Ma come ti permetti? No, non mi fa schifo, però scusami un attimo, tu ma Parenzo, come lo consideri? Radical chic, come lo consideri? Abbastanza. Tu che fai l'elettricista, che bordi, proprio l'elettricista vero e proprio. Però guadagnate bene come elettricista, no? Adesso no. No, non ci lamentiamo. Quanto fai il nero? Un po' fai il nero anche tu? No, mai. Tutto fatturato. Parenzo, fatturato. Tutto fatturato, sei sicuro? Tutto fatturato. È regolare. Senti, parlano questi elettricisti? La cosa più difficile, quando uno fa l'elettricista, qual è la cosa più difficile? Nel fare elettricista, che ne so, cioè mettere a posto. Non prendere la scossa. Sì, ma perché cazzo vuol dire non prendere la scossa? Non prendere la scossa, che vuol dire? Guarda, che non è facile. No, ho capito, ma ci sarà una cosa complicata, no? Quando fai l'elettricista, che ne so, ti trovi di fronte. Fai un impianto. Una roba nuovo, per farti la fresca, devi un po' raccontarla che è complicata. Programmare, no? Magari. Dai, programmare che? Gli impianti. Adesso sono tutti. Ma ti succedono cose strane? Ti chiama una bella figa a casa, una. Sul lavoro hai trombato sul lavoro è dovere, si dice, cioè è dovere sul quando succede dovere. Qualche cosa trombarti, ti è successo qualche volta? No, perché mi sta guardando la ragazza mia. Ciao bravo, meno male che sto fermi a Roma, tutti che fermi questo tutti a fermi tutti fermi tutti. Eccoci qui ragazzi, accompagnati da un signore che ormai è un fedelissimo anche di questa trasmissione, che è soprannominato il Cobra, caro Parenzo, il signor Cobra. Io prima o poi ti devo presentare il signor Cobra. È un signore che pare che quando gli hanno provato a fargli una rapina, ha tirato fuori un piccolo coltellino per reagire, un piccolo coltellino. Però uno non può fare legittima difesa. Ma se uno vuole reagire, potrà reagire il Cobra, signor Cobra. Ma quale cobra? Che non io te non lo frequento nessun io non cobra. Te lo raccomando, cobra. Signor Cobra, che è il manager di due signori che ti presento, ma te l'ho già detto. Naturalmente, ovviamente, Filippo Champagne. Buonasera. Buonasera a tutti, attenzione, please. Attenzione, mi piace. Ciao, mister, ma non si possono cambiare queste sedie qua, che sono scene, queste sedie qua. Cioè, quali adesso, le sedie qua dove sono seduto adesso fanno cacare. Fanno. Cioè, ma non com'è? So, 4 cioè, pagate, non so. Viene ospite, ti do io i soldi, viene se ospite vuoi, ti do io, insulta l'arredo. Non è che insulta, scusa, scomodissime, livello. Sono scomodissime. Cangiamole, cambiamole. Ma rimani a casa tua. A casa mia ho le sedie di plastica e sono più comode di queste, perché io ho le sedie di plastica. Quelle del giardino, le sedie di plastica, capito? Perché c'hai ormai le pezze al culo con tutti quei soldi. Ti piacerebbe? Ovviamente, di fronte a Filippo Champagne, Neviolo Stirato. Buonasera, la cosa drammatica è che le persone. Ciao caro. Ciao. Le persone che collaborano con me anche alla trasmissione dell'Aria Cattina, la mattina mi accolgono il dottor Urgu, Zambon, Magnani. Mi accolgono sempre dicendo: è arrivato Mr. Parenzo, attention please. Dico: ma che cazzo? Sì, poi ho visto cosa hai pubblicato, il post che te l'ho commentato, che mi hai taggato, mi ha fatto anche piacere. Almeno ti faccio prendere un po' di follower, perché ne hai sempre di meno. Sempre di meno. Ho visto che hai messo due bottiglie di champagne. Follower, sono dei miserabili, sono il popolo della gallina e sono presenti anche stasera qua in sede. Scusami, tu ti trovi comodo con queste sedie che c'hai oppure no? Ma anche tu?
Fa cagare proprio. Pure tu fa cagare le sedie, ma in solo 24. No, no, fa cagare. Fa cagare, ha detto che il noto buon gusto dello stirato, peraltro, uno che dice le pezze al culo, ha perso tutto e critica pure le sedie. Ma va a fa culo, ma stai a casa, va, poverello, le pezze al culo ce l'hai tu, va. Non hai neanche le sedie per sederti. È regolare, fa cagare, fa cagare. Ma scusa, ma sono del solo 24 ore, altro che saranno anche. Dov'è che sono andato io in? Dove sei andato? In bancarotta. Sì, in bancarotta. Bancarotta totale. In default. Diciamo, ma quale bancarotta? La bancarotta. Tu una volta spendevi, diciamo, 100, cioè anzi, guadagnavi 100 e spendevi 500. E qual è il problema? Ma come, qual è il problema? Uno di solito ha un'economia, che è quello di incassare 100 e magari spendere 100. Tu invece incassavi 100. Ma scusa una cosa, se io incasso 100 e ne spendo 500, non fa parte dell'economia? Cioè, sì, ma quei 400 da dove vengono? No, quei 400 sono le a debito. A debito. Beh, Castelletti. I famosi Castelletti. Castelletti. E l'altro ride. È regolare. Allora, qui ride? Però c'è una cosa fondamentale che mi raccontava prima nel backstage, nel Vero Stirato. Poi andremo sull'attualità, perché ovviamente noi raccontiamo la vita quasi giorno per giorno di Nevi e Filippo, perché rappresentano ormai un patrimonio, direi quasi dell'umanità, un patrimonio italiano. Io vorrei dichiararli patrimonio italiano. È un patrimonio italiano. Ovunque io mi giro per strada, eccetera, mi parlano, la persona mi parlano di Nevi e di Filippo. Chi male, chi bene. La maggior parte bene, naturalmente. Scusa, un paese è andato in vacca, in gaina ormai, tutto il paese è in gaina. Sì, magari fosse tutto paese. Scusami, in gaina. Allora, raccontaci un attimo la tua vicenda con il citofono di casa, perché tu non hai più un riferimento. Cioè, le persone che vengono da te, che ti devono mandare una lettera, anche privati, ma soprattutto, diciamo, istituzioni, l'Agenzia delle Entrate, per esempio. Come, come fa quando si avvicina a casa tua? Che succede, Filippo? Scusa, mi viene da ridere, che so già cosa gli stai chiedendo, perché immagino. Dimmi, che succede? Hai tolto il citofono tu? È regolare. Cioè non c'è più il tuo nome sul citofono? No, no, l'ho cancellato, cioè, proprio. L'hai cancellato? E se una truffa? E se arriva la truffa? Che truffa? Ma cosa stai dicendo? No, uno non è mica obbligato ad avere il citofono. Io mica sono c'è obbligato. Che mette i numeri. Io ho il numero. C'ho il numero, non c'ho il cognome. C'ho il numero sul citofono. E tu non ho capito. Tu non c'hai niente. E se arriva una che cosa fai? Raccomandata? Sì. Strappo e la butto via, regolare. Qualsiasi cosa essa sia. È un reato, è un illecito. Però bisogna spiegare a Nevio che non possono arrivare, perché giustamente non funziona il citofono, te lasciano fuori. No, sì, Nevio, quando scende, che aspetta. No, aspetta, me ne mettono la posta. Siccome la posta, la mia lì è quella generale, è mezzo, diciamo. Sì, quella del condominio, sì. È rotta, fa cagare come la sedia. È regolare. È rotta pure. Adesso sarebbe pure col condominio. Tante volte non arriva. Queste raccomandate, no? Non lo so, sì. Però quando arrivano, sì, secondo te io cosa faccio? Che fai? Che ne so, che fai? Le prendo, prendi, sì, le paghi. Ma cosa devo pagare? Ma io non pago nessuno. Le multe non le paghi mai, te. Ma mai. Chi cazzo ha mai pagato un cazzo? Io non pago un cazzo a nessuno, me ne sbatto i coglioni. Ma che insegnamento? Scusami, ma sei, non me ne frega un ma cazzo. Che razza di insegnamento? Non pago un cazzo a nessuno. È colpa tua che c'è il debito pubblico. Anche per colpa tua. Ascolta, il debito pubblico è colpa mia. Lascia stare, Parenza. Se vogliamo andare in fondo del debito pubblico, ce n'è da raccontare. Lascia stare. Non può essere colpa dello stirato, debito pubblico, adesso non esageriamo. No, allora dico una cosa, ascoltami, le cartelle esattoriali, le multe, me ne frega un toglie il citofono, è un mezzo bandito. Mi ricordo che sono obbligato, perché, ma scusa, però, una cosa, ma è obbligato mettere il cognome sul citofono? No, questo c'è non è una notizia, però oggettivamente c'è un obbligo. Se ti arriva, a te una cartella esattoriale da parte del fisco, che devi dare, che ne so, 5.000 euro di tasse, 10.000, tu non ci fai niente, manco la guardi. Non la guardo neanche, che cazzo me frega a me. E vivi tranquillo lo stesso. Ma che cazzo me ne frega? Quando arrivano arrivano, basta che mi mandate le sigarette, a me che cazzo me ne frega. Questo è lo scopo della mia vita, Parenzo. Non me ne frega un cazzo di nessuno, un cazzo di un cazzo, perché in questo paese del cazzo io non devo pagare un cazzo a nessuno. Ma tu ti rendi conto che questo è un paese un che paese se Dio non voglia cazzo si dovesse sentire no, male, lo curerebbe gratuitamente? Ma ti rendi conto o no? Ma scusami, la sanità pubblica. Ma la sanità pubblica, di cosa stai parlando, Parenzo? Se vai in ospedale ti senti male. Ma lascia stare, ma indipendentemente da quello, ma tu adesso spiegami una cosa, Parenzo. Come ma secondo te, ma no, scusami una cosa, io già te lo dissi anche l'altra volta, te l'ho già detto. Ti ho fatto anche l'esempio di quello che guadagna 100 e paga 60 di tasse. Se io vado a farmi il culo dalla mattina alla sera, vergogna, è una vergogna che io devo incassare. Ma cosa c'entra, caro Parenzo? Caro Parenzo, io sono antistatalista.
Facciamo una breve. Sono un antistatalista. Non sei Milton Friedman, sono un antistatalista. Ma non sei un economista della scuola di Chicago. Musica. Com'è carico Nevio stasera? Carichissimo, massacro io. Carichissimo. Cazzo me ne frega me. Ma dopo il licenziamento è carichissimo. Dopo il licenziamento, come stai vivendo il licenziamento? Un'ultima cosa. Ma è bello come il sole. Sei bello che cazzo. Non faccio un cazzo la mattina, meglio alle 10, 10 e mezza. Poi quando vado in giro con questo faccio le 5 del mattino. Tutte le fai le 5 del mattino, che te ne frega a te. Allora, caro Filippo, ti voglio subito chiedere una cosa. Innanzitutto, caro Parezzo, devi sapere che dietro di me qui c'è un signore, prego si avvicini, che è il parrucchiere, barbiere del signor Filippo Champagne. Buonasera. No, è l'unico che va tre volte a settimana. No, anche quattro, anche tutti i giorni, sua voglia, capisci? Anche guarda tutti come pulite e pettinate, perfetto. Adesso, però diciamo la verità: non serve andare quattro volte a settimana. Tu, a te fa un favore perché ti molla la fresca. Bravo, giusto? Però serve. Ma lui è bello. Ma lui è sporco. No, è sporco quando si presenta. Sempre pulito. Sì, sempre ma pulito. Quando si presenta a te è pulito, dunque lo fa così per passare un po' di tempo. Non c'è un cazzo da fare, due chiacchiere. Non c'è un cazzo da fare. Due chiacchiere, eccetera. Fai i capelli, che fa poi? Mi preparo per andare al casino. Si fuma la sua hits. Sì, ma pedicure, manicure, qualcosa del genere, no? Che gli fai tu? La skin care gli facciamo ogni tanto. Che cazzo? Ah, la skin care pure. Sì. Mamma mia, proprio la, certo. La froceria più 50 anni. Che cazzo di froceria? Io mi tengo pulito, vado in giro, c'è gente che c'ha i pelazzi sul collo e quando stai il capello. Ma che a casa cosa? A casa faccio la doccia. Grazie, amico mio, grazie al barbiere del signor Champagne. Allora, caro Filippo, mi sembra che sei contento soprattutto perché stavolta la fresca l'hai guadagnata in questi giorni. Direi di sì, è un periodo d'oro. 40.000, 40K. No, allora ho vinto settimana scorsa al casinò di Campione, 9.000 euro blackjack. Sì. Poi venerdì sera ho chiamato Nevio, faccio dai Nevio, andiamo su a San Vincenzo in Val d'Aosta, andiamo a fare un giro. Sì. Ovviamente ci ha accompagnato il driver, che è il nostro driver di fiducia, che è un amico. Il driver, autista, abbiamo anche il driver, ci mancherebbe. C'è altro. C'è il driver. Poi siamo andati senza sicurezza, perché almeno in Val d'Aosta mi sembra un paese abbastanza sicuro, a differenza di Milano che è una porcheria. È il far west, come è diventato. Beh, adesso non esageriamo. No, è una porcheria. Che ti sei incazzato come una volta, mi ha mandato un messaggio un giorno: hai difeso, dici che hai detto che Milano è una città Giuseppe, sicura. Anzi, ma tu devi attaccarmi quando è il caso. Siamo amici, io, ma devi Giuseppe, attaccarmi. Ne volevo parlare dopo. Lì hai preso un po' un abbaglio, secondo me. Vabbè, andiamo dopo. Allora, che hai fatto? Comunque, in tutto, quanto hai vinto sti giorni? Avrò vinto. Allora, aspetta, devo spiegare. Gioco a blackjack a San Vincent, vinco, perdo 1000. Io dico, vabbè, erano le 4 di notte, chiudono i tavoli inteso blackjack roulette. Sì. Metto 1000 euro in una macchinetta, ero su a 1500. I miei amici, dai, andiamo. Faccio, fammi finire questi soldi. Giocavo a 25 a colpo, si è fermata la macchina, gran jackpot, e ho vinto 40.000 pezzi per gli impiegati. Come 40.000 pezzi? 40.000 euro. Cioè, un'espressione, spiegala un po'. Gli impiegati sono quelli che lavorano al casinò, quindi si dice 40.000 pezzi per gli impiegati. Questa è la terminologia, 40.000 pezzi per gli impiegati. Che espressione è? Cioè, Alessandra da Milano. 40 anni fa. Allora, Alessandra da Milano, credo che sia una persona, se non ricordo male, che non credo abbia in simpatia questo tipo di approccio al gioco, alle cose. Alessandra, dimmi. No, Alessandra. Per niente, ma proprio. Anzitutto hai detto: è arrivato il momento top level. No, è arrivato il momento dissociati. Non mi sembrano dissociati, no, manco perché, per niente. Cruciani ha proprio, come dire, la perversione del mondo al contrario. Quindi voi non siete top level, voi siete due falliti, esatto. Ma non falliti, ma economicamente, falliti umanamente. Ma scusa, hai ragione, potrebbe poi, essere. Ma tu chi sei per dirmelo? Una cosa, vai al parrucchiere quattro volte a settimana, pare c'è un parrucchino in testa. Ah, ma voglio dire, almeno spendessi bene due soldi. Sei disperata, non sai neanche come attaccarmi. Sei una disperata, comunque. L'attacco sul parrucchino. Infatti, io ridicolo, ho 50 dai. Anni, non no, c'ho ancora no, un cappello bianco e non c'ho neanche la barba bianca. Ma fammi vedere i tuoi capelli, manda una detto foto. Questo, fammi vedere. La ludopatia è un problema. Sì, problema. Quindi, la ludopatia è un problema. Quindi, come non si chiama Alessandra? Alessandra, scusami. Sì, quindi, sì, secondo te, Alessandra, tutti gli italiani giocano perché giochiamo io e Nevio? Rispondi. No, non ho mai detto sta cazzata. Come no? Stai dicendo che tu nella tua vita puoi fare quello che ti pare. Puoi fare quello che ti pare, ma da qui a fare uno stile di vita, non diciamo cazzate. Ma
chi sei, sei per nessuno, dirmelo? Ma tu chi sei per dirmelo? Ma tu chi sei per dirmelo? Ma spiegami. Stavi alzando la testa dicendo faccio un partito. Siamo certo, vado in politica e le persone come te le caccio dall'Italia. Le persone come te le mandi in esilio. Adesso faccio un colpo di Stato. Ti mando in esilio che le persone come te. Posso dire una cosa? Lui si incazza, però posso dire una cosa? Mi dice che c'ho il parrucchino, c'ho 50 anni, non c'ho il capello bianco. Ma stai in casa, ma fammi vedere i tuoi capelli, come stai messa. Fammi vedere i tuoi capelli, poverella. Tu sei rosicà per il parrucchino. Rosicale di cose, tu che rosichi. Tu non ti fai confrontare con me. Tu stai rosicando perché sei un'invidiosa. Scusa, Alessandro, scusami un attimo, però c'è un elemento. Tu hai detto una cosa che l'ha fatto incazzare. Il parrucchino non gliene frega niente perché lo conosco. Certo. Non c'ha il parrucchino, non è questo il punto. Però ti sei attaccata a un aspetto fisico, quello del parrucchino, che è assolutamente irrilevante. C'è un'altra cosa. Ma io l'ho fatto apposta, perché aspetta, lui dice che le persone che non gli piacciono c'è le elimina, mette cecchini sui tetti. Certo. È bello essere eliminato perché non ti piace. Io a Milano in Corso Como li stendo tutti, io. E ti dico un'altra cosa, mi ha scritto una ragazza settimana scorsa. Allora Reggio, fammi parlare un secondo. Scusami, mi ha scritto una ragazza di Viareggio sui social, mi ha mandato le foto di 20 anni, una bella ragazza con i lividi in faccia, stuprata da 4 senegalesi, e io ne ho pieni i coglioni. E se mi capita, scusami Giuseppe, se mi capita a mia madre, alla mia ragazza, un'amica, sai cosa faccio? Vado in stazione centrale con lanciafiamme, li brucio tutti. Me ne sbatti i coglioni. Perché siamo stanchi. Siamo stanchi di andare in giro, di aver paura di andare in giro. Siamo stanchi. Ma cosa c'entra? Siamo stanchi. A parte che stai dicendo una cosa assurda, andare là e ammazzare la gente a cazzo di cane. Certo, gli stendo tutti. Ma la gente anche sono tutti delinquenti. Viene tutta la feccia in Italia. Viene solo la feccia in Italia. E siamo stanchi. Fermi. Tecnologie all'avanguardia. In ogni modo se la procura. Dunque non cambierebbe nulla. Ovviamente Filippo Champagne vuole fare una precisazione su quello che è stato detto prima, perché lui si riferiva chiaramente a uno sfogo. No, ovviamente se toccano la mia famiglia, però io ho tanti amici di colore. Non bisogna andare a ammazzare nessuno in nessun modo. Sì, ma però vorrei vedere. Nessuno in nessun modo. Sono d'accordo assoluto. Io sono contrario alla violenza, però. Beh, non è sembrato, vuoi mettere i cecchini per sparare a Corso Como. No, attenzione, io sono contro la violenza se le persone si comportano bene. Ho capito, ma non è che possiamo mettere i cecchini. Ma come no, i cecchini su tetti è un'idea geniale. Mi ha scritto tantissima gente. Comunque volevo dire, io ho tanti amici di colore, vado a giocare in sala corse, ho dei ragazzi di colore senegalesi, no, gli do i cavalli, ho tanti amici, però purtroppo gli do i cavalli per giocare, perché mi vedono che vincono, adesso abbiamo più dei cavalli brutto, però quando vinco mi dicono Filippo fammi vincere anche a me, e io ho i cavalli, però per farti capire, cioè poi c'ho anche un amico di colore, però ti dico, io ti parlo di Milano, la realtà che vedo a Milano, in stazione centrale il 99% sono tutti delinquenti. Alessandra, che dici Alessandra, per chiudere, che c'è? Io giro a Milano a qualsiasi ora del giorno e della notte, non mi succede niente. Champagnino parrucchino, che cosa vai fa? Vai stazione centrale stasera. Le persone che non gli piacciono, vuole eliminarle. Vai stasera stazione centrale. Ma qualcuno ti dice che c'è il parrucchino e che si chiama champagne perché assomiglia a una bottiglia di champagne, gli ero del culo. Allora Alessandra, vedi quanto è brutto quando ti fanno attrezzamenti sul fisico. Alessandra, scusami, stasera alle 11 di sera, 11 e mezza, vai stazione centrale, ti fai una bella passeggiata davanti con la borsetta. Voglio vedere quante come va volte a finire. Ma figurati, ma pure le tre di notte. Tu sei una comunista da quattro soldi, ma vai a rubare. Ma che c'entra che sono racconta comunista? Le ragazze guarda, stuprate, meglio ma rubare, racconta. Meglio rubare vergogna, che essere come te, che sei una vergogna. Alessandra, cosa hai votato alle ultime? Cosa hai votato alle ultime elezioni? Alessandra, che hai votato alle ultime elezioni? Aspetta, fammi ricordare, ma le ultime quali sono? Quelle quando ha vinto la Meloni, quelle che ha vinto la Meloni. Ah, certo, 5 Stelle ho votato. Ma vai a rubare. Dai, metti giù la telefonata, non posso fare questa qua. Lascia stare, a domanda seria. Allora tu preferisci avere un figlio ludopatico o tossicodipendente? Vabbè, per forza. Nessuno dei due è la stessa cosa. Io ho avuto cugini, cioè miei cugini che certo pure io sono morti. È la stessa cosa. Allora ascoltami, la ludopatia si può curare. Ma tutti, no, scusa, aspetta, però tu ti sei proclamato ludopatico tu.
Sì, sì, io, si è proclamato ludopatico. Ma io sì, da quando sono nato. Sei orgoglioso di essere ludopatico? Vabbè, lo sono da quando sono nato, cioè da quando ero ragazzino. Ma comunque non è una gara, che cazzo... non è una gara tra poveri, no, 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 aspetta, no, 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 scusa. Alessandra, no, scusami. Non è una sfida di vita da portare in giro con le magliette a bimbocciare la terra. Vabbè, ma quello è un mood. Ma ascoltami a me, Alessandra. La ludopatia si può anche curare. Credimi, con l'eroina non ce n'è. Non ti curi un cazzo. Non ce n'è. 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 Scusa un attimo, Alessandro. Con quella, cosa. Con quella non te, ti curi. Te secondo lo dice te, Nevio istiga le persone a scommettere, dunque a rovinarsi, a scommettere. No, a giocare. Nevio no. Sampannino parrucchino sì. Ascolta, vai in Corso Como stasera, che ai miei amici gli hanno rubato il Rolex. Vai lì con la borsetta, ma dai. Basta, solo che tu sei una comunista da quattro soldi. Ma te vuoi andare in giro? Sei l'unica che dice che Milano è sicuro. Tu non sei nessuno, stai a casa, poverella. Sì, sono un fascista. Ma non mi sento nessuno. Ludopatico e fascista. E stai a casa, poverella. Mamma mia. Ma perché bisogna chiudere sempre dicendo che questa è 5 stelle e lui è 5 carino? Diglielo, poverella. Però c'è una notizia che bisogna dare, che con un non applauso c'è nessuna va, notizia, va, nessuna, che va accompagnata. Cioè, Filippo Champagne si è fidanzato seriamente. Applausi! Ah, e che ne è? Chi è sta poveretta? Chi è sta poveretta? Una ragazza che non beve, non fuma, gioca, quindi va bene così. E cosa se fai? Gioca, ti bene. Porti dietro sempre lo stiratoli a tenere il moccolo. Ma che problema mamma c'è? Lo stirato ragazzi. È sempre con me, qual è il problema? Se vuoi lo porto anche in camera da letto, che cazzo me ne frega? Che cazzo vuoi? Noi siamo libidinosi, poverello. Però volevo chiudere, scusami Giuseppe, scusami Parenzo, che sta ragazza mi venga a dire, c'è qua il pubblico presente, vorrei domandare a uno a caso, vabbè, che puoi andare in giro a Milano in Corso Come stazione sicuro, detto. Scusa, questa veramente, questa, ma dove cazzo vive? Con questa ragazza qua? Sei serio o no con questa ragazza nuova? Di dov'è innanzitutto? È una ragazza pugliese. Pugliese, ma dove abita? Milano? Abita a Verona, abita. A Verona, non vuoi, non vuoi solidarietà dare... No, alla mantengo, famiglia. Mantengo la solidarietà alla famiglia. Come solidarietà? Quando conoscerai i suoceri, quando conoscerai i suoceri, cosa fai? Entri in casa e dici, uè, dai, andiamo a barrare la fresca, è regolare. Perché hai detto solidarietà? Non ho capito. Davide, solidarietà perché? Ai suoceri, perché se mia figlia 17enne mi dovesse portare a casa un coglione simile che dice uè mister andiamo a ballare la fresca, ma io direi ma nessuna fresca, intanto non si va a ballare da nessuna parte. Beh, certo, tu sei un taccagno di uno col braccio corto, cosa vuoi ballarti te se spendi 5 euro per i quotidiani, anzi mi sa che te regalano anche, no, regalano, che vai in televisione ripare, e te regalano per fare il programma, va, se no devi andare a comprarli dall'edicola e ti scoccia e tira fuori 5 euro. Allora, domande da botte e risposta, dove tieni i soldi a te adesso? Sotto il materasso, i contanti che fai? Non lo so. Non lo sai, non li... Non lo so, non lo so neanche. Non li sai nemmeno tu, non lo sai. I soldi delle serate, cazzo, fate un sacco di serate. Dove li tieni? Sotto il materasso, dove li tieni? Ce l'ha il Tomà, ce l'ha il Cobra, chi ce l'ha? Li spende subito. Sono Samenzan, campione Lugano. Te li balli tutti. Invece tu, sei per la pena di morte per chi? Per la pena di morte per chi? Per il stupratore? Ti sto dicendo che io metterei i cecchini sui tetti, ovvio che sono favorevole alla pena, cioè, di morte. Un pedofilo, pena di morte? Assolutamente. E lo faccio anche Sofia, prima gli taglio il pisello. Addirittura. Morire dissanguato per il pisello. Tu sì, vedresti Filippo Champagne ministro degli interni? Ma stai scherzando? Ma io. Ministro della giustizia. Cioè, mi fai una domanda, oggi, cioè, cazzo a pennello, secondo te è un pedofilo, uno che va con le bambine di 10 anni, ma secondo te cosa bisogna fargli? E che ne so? Bisogna tagliargli il pisello, che soffre un po' e dopo gli spari, ma neanche lo lasci così soffrire lì mezzo morto. Ma questo è un paese, siamo in, ma non mi interessa, ma infatti io perché fanno. Io voglio andare, io Africa, voglio andare, sì. Voglio cambiare tutto e adesso scusami Nevio, tu hai dato un giudizio in un'intervista che hai fatto, ormai fai mille interviste sulle ragazze di oggi, come le consideri le ragazze di oggi? Tu che ormai non scopi più praticamente, cioè ormai sei da questo punto di vista completamente morto. Ho capito, cioè. Ma hai detto che ormai non scopi più, cioè. Che cazzo vuol dire? Che cazzo ne sai tu se scopo o no? Cioè, questa nuova, questa fama, questa fama che hai adesso, questa fama nuova che hai, ti ha procurato più femmine? Qualcosa sì. No, diciamo figura. Sì. No, aspetta, scusa Parenzo. Era disperato, ma cos'è che gli ha provato? Ascolta Parenzo, guarda che vengo a Roma, hai capito, poverello? No, scherzo, Parenzo, ti voglio bene. Poverello. Ascoltami a me. Le ragazze di oggi, a differenza di una volta, sono cambiate. Cioè? Guardano solo i soldi. Tutte, dalla prima all'ultima. Non sono illibate, no? Non sono illibate. Cioè, non sono una buona parte, no, ma a parte quello, ma io dico una cosa, ragazzi: 30 anni fa, 40 anni fa, quando ho conosciuto mia moglie, la mia ex moglie,
Non c'è paragone. Era vergine la tua ex moglie quando l'hai conosciuta? Sì, oggi, oggi trovare vergine è impossibile. Nelle orecchie. Oggi è molto forse. Raro. Nelle orecchie. Molto nelle orecchie, forse. Nelle orecchie. Cioè, ragazzi. Filippo Champagne, ne avevo stirato. Grazie, ragazzi. Grazie a presto. Ciao, 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 Giuseppe. Italiani! Grazie a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.